Ero spaventata all'idea di progettare la mia casa, ma grazie al supporto e alla professionalità di Cicalese Interni mi sono ricreduta. Bene, la Fratellanza insieme all'opposizione abbiamo votato parere contrario a questo movimento di bilancio. Certamente le difficoltà ci sono in questo momento storico impreciso, ma noi abbiamo votato contro proprio per il sistema, per il metodo che è stato applicato, soprattutto imponendo tasse ai cittadini in questo momento difficile e particolare che stiamo attraversando. Abbiamo chiesto all'amministrazione Servale di rivedere un po' il tutto, soprattutto i vari costi di gestione, costi di personale, costo dello staff, tanti costi che possono essere eliminati o ridotti. Certamente con il decorso degli anni questi costi porteranno a una cifra molto elevata. Allora noi chiediamo veramente che ci sia l'intervento di tutti, ma soprattutto che venga salvaguardata la nostra città e i cittadini. Certamente oggi la situazione non è bella, il Comune si trova fortemente indebitato, sono problemi anche di vecchia amministrazione che si portano avanti, ma noi ci auguriamo che si fermi qui e con l'alienazione di tanti immobili si possa risolvere questo problema deficitario e nello stesso momento riprendere subito il cammino della città. Se questo non avviene chiediamo all'amministrazione che si sciolga e si provveda diversamente. I problemi del Comune di Cava non nascono oggi, il problema della riscossione non nasce oggi, però è chiaro che se la situazione peggiora e non migliora, perché tutti quanti poi quando ci presentiamo agli elettori diciamo che andremo a migliorare la situazione, non diciamo che andremo a peggiorarla, se la situazione peggiora e non migliora vuol dire che evidentemente non è stato fatto quello che andava fatto. Allora qui c'è secondo me innanzitutto un problema di controllo e di gestione, c'è una gestione assolutamente passiva, una non gestione della finanza comunale, ma insomma io vedo che si crea un disavanzo, io vedo che tutte le attese di incasso dei residui passivi restano indietro e non faccio niente, non tento di invertire il ciclo. Allora questi secondo me sono i problemi gravissimi di questo bilancio e sono problemi strutturali dei quali non ci libereremo con il voto favorevole di stasera. Io sono ben conscio che nessuno di voi voleva arrivare a questo punto, però bisogna anche dire una cosa, che se siamo arrivati a questo punto qualche problema ci sta. Noi in forma non istituzionale abbiamo chiesto le dimissioni del sindaco, nulla a che dire sulle persone ma sui politici sì. L'approvazione del bilancio di previsione 2021, 22-23 per il triennio è veramente un giudizio negativissimo perché assistiamo a degli aumenti sulla tariffa sosta per i parcheggi, sulla mensa scolastica, sui bus scolastici, sui servizi cimiteriali, sul celebrarsi dei matrimoni in comune e tantissimi altri aumenti al fine di porre rimedio a debiti che sono stati contratti da questa amministrazione negli ultimi anni. Diciamo che per quanto vogliano dire e giustificare che sia una problematica dovuta al Covid, sicuramente è stata importante ma non è stata l'unica, anche perché tra il 2018 e il 2019 il debito è passato dai 19 milioni di euro a circa 28 milioni del 2019, quindi c'è una responsabilità a nostro parere nella gestione della cosa pubblica, una gestione scellerata, una gestione che non ha, ha perso un filo conduttore, cioè quella della diligenza del buon padre di famiglia.